nostri battaglioni e alle nostre compagnie. Così sia. Io mi chiamo Giuliano Conti, sono consigliere del gruppo e mi occupo della, sono addetto stampa del gruppo, quindi sono io che in questo caso presento il gruppo. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di una persona molto importante di Saronno, Agostino Vanelli, dottor Agostino Vanelli. Buongiorno cari amici, come vedete oggi è una giornata un po' particolare. Siamo a Carono Pertusella e il gruppo di protezione civile degli alpini di Carono Pertusella sta preparando un'esercitazione di protezione civile. Tra le attività collaterali della festa del trasporto c'è anche la tradizionale castinata degli alpini. Siamo qui presso la postazione degli alpini che hanno ripreso, dopo un anno di blackout, hanno ripreso a fare la classica castagnata. Buonasera a tutti. Il bellows è uno sport molto diffuso nel mondo, in Italia un po' meno. Vogliamo conoscerlo di più. Stasera siamo ospiti del Saronno Baseball Club e in particolare dal suo manager Renato Agostinone. Ciao a tutti. Oggi parliamo di un'associazione che nel mondo, nel 2007, compie 100 anni, che conta oltre 25 milioni di associati, che è presente in 216 stati con 149 organizzazioni nazionali riconosciute e che a Saronno esiste da 60 anni. Stiamo parlando degli scout. Buongiorno a tutti cari amici. Oggi è una giornata un po' particolare, è una giornata un po' di freddo, però è una giornata di effervescenza a Saronno, no? Come in tanti altri paesi e città d'Italia, perché oggi è la giornata della colletta alimentare. Ogni giorno che si affaccia ci svelerà nuove meraviglie nel conoscere, apprendere e sperimentare. Questa affermazione è quanto mai adatta a questo incontro. Siamo infatti all'Uni3, l'Università delle Tre Età di Saronno. E ora parliamo con le persone che effettivamente operano nell'ambito della società storica saronese. E normalmente una delle persone, e forse la persona più importante operativa, è il segretario. Ciao a tutti. Quando si parla di nuoto subacqueo, logicamente pensiamo all'uomo, anche se mammiferi marini come delfini, foche e balene hanno i polmoni come i nostri, respirano come noi e riemergono per respirare. Buongiorno a tutti. Tempo d'estate, tempo di zanzare. Tutti quanti andiamo ogni anno ad ingaggiare con loro una lotta fra insetticidi, spalmati di spray vari e così via. Buongiorno cari amici. Come vedete sono le prime luci dell'alba, è il giorno 24 febbraio, sono le ore 7:20, ma un certo fermento c'è nel comune di Carono Pertusella e si muoverà dal sud di Saronno fino all'inizio del comune di Lainate. Buongiorno amici, è quasi con un certo timore che sono accanto a questo signore, perché con questo cappello quasi magico, anzi direi magico, no? Ci riporta nel passato. Allora, lui è già stato intervistato da noi per un altro servizio, per la verità, sulle ferrovie e ci ha raccontato della storia. Oggi ricompare, fra l'altro con questo cappello, che fra l'altro mi dicono che non è esattamente i gradi, perché anche loro hanno i gradi, non sono esattamente quelli giusti, ma ha dei gradi di più. Ringraziamo la dottoressa Rioli, penso che tutti noi stanotte dormiremo più tranquilli. Adesso sentiamo invece una testimonianza da parte degli alpini. Lascio la parola all'amico Cicletti che ci parlerà di cosa avviene nella sezione di Varese. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata veramente importante per la sezione paracadutisti di Saronno. 2 giugno 2006. Oggi ci sarà un evento importante, un'inaugurazione di un monumento. A questa partecipazione ci sono due veci, sono due paracadutisti che hanno partecipato alla storia. Li presentiamo, anzi facciamo dire a loro chi sono. Carriera dell'alpino. Sulle nude rocce, sui terreni ghiacciali, su ogni vasto delle Alpi, come la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, unificati dal dovere che ricordamente compiuto, eleviamo l'anima a te, Signore, che protegge le nostre mamme, le nostre storie.
onnipotente che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal cielo implacabile, dai vortici della tormenta, dal vento della valanga. Fa che il nostro piede quasi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. Tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e alle nostre compagnie, così sia.